Quindi comincio proprio a stringere, e se permettete, per stringere ci vuole molta perizia, soprattutto dopo una giornata come questa, che è una giornata speciale, ma non soltanto per quelli della nostra generazione che ha conosciuto Enrico. Io mi auguro, vedendo tanti bei volti giovani, che sia una giornata particolare. Vi ricordate quel film di Scola? I volti giovani forse non lo ricordano, andate a recuperarlo perché è uno dei più bei film che ci siano della cinematografia italiana. Bene, che per i giovani sia una giornata particolare, perché non è normale che si intreccino talmente tanto i ricordi con i riferimenti alla scienza. E se la nostra Presidente ha ricordato uno degli ultimi, una delle ultime fantasie di Enrico, il lessico edilizio urbanistico, il parlare, pensare ad un'opera come il lessico nel 92, quando, o 93, correggetemi, ma era la prima volta che si dava risalto alle parole e alla importanza delle parole per avere chiaro il compito, l'impegno. Gino Paccione ci ha ricordato Sartre e la definizione di intellettuale. Io non posso che ricordare Max Weber e l'etica della responsabilità. Una prospettiva costante di Enrico, perché quando si è parlato di diritti e doveri, nel dovere c'è la responsabilità. Ma attenzione, la particolarità di Enrico è che questa responsabilità non aveva nulla di faticoso. Qualcuno ha già usato la parola entusiasmo parlando di Enrico. Ecco, era una responsabilità entusiasta. Se considerate l'etimologia di entusiasmo, entusiasmo indica la presenza di quella scintilla divina, di quella scintilla superumana che è dentro ognuno di noi. Ed Enrico ha ragione, Alberto, ha ragione Alberto Bagnoli, Enrico ascoltava e quindi scopriva lui e faceva scoprire a te stessa la capacità che avevi dentro, e questo è un talento che forse ognuno di noi ha. E per questo che cosa direbbe Enrico oggi? È stata una domanda ricorrente, no? A parte che io sono convinta che si sta divertendo da morire, veramente, anzi da vivere, io sono convinta che ognuno di noi ha Enrico, è già stato detto questo, ma lo ripeto, ha Enrico dentro di sé, cioè Enrico ha seminato tanto, ma ci ha insegnato anche che ognuno di noi può seminare. E questo, badate, è un
talento, ripeto, che ci consegna un'eredità che sta in ognuno di noi mettere a profitto. Io voglio sottolineare due o tre velocissimi spunti. Si è parlato di parole e da stamattina se ne sono usate proprio di parole chiave, di parole simbolo per descrivere a chi non lo conosce, non lo ha conosciuto, e per condividere fra chi l'ha conosciuto questa ricchezza. E io voglio ricordare, a proposito di parole, il fatto che, ecco, io ricordo un momento triste, molto triste. Quando era in sedia a rotelle, sono andata a salutarlo per, credo, l'ultima volta, e gli ho portato un libro in regalo, che erano le lezioni per il millennio di Calvino. E scorrendo quest'indice, gli ho detto: Enrico, forse è inutile anche, perché mi ha guardato come per dire: ma tu credi che io possa leggerlo? E quell'occhiata non la dimenticherò mai più. Però io gli ho detto: Enrico, le lezioni riguardano cinque prospettive, sei, che sono queste. Leggerezza, esattezza, visibilità, molteplicità, rapidità e concretezza. Dico, non hai bisogno di leggerle. Queste Calvino le propone per il nuovo secolo. Tu le hai già vissute in questo secolo e nella tua vita. Perché Enrico ha avuto una vita straordinaria e ha fatto parte di una generazione che ha avuto una vita straordinaria, che ha attraversato la guerra, che ha avuto lo straordinario privilegio della ricostruzione, dell'entusiasmo e di un'Italia che ha partecipato, oggi si dice, ai 30 anni di successo. E poi, come ha detto Aldo Lo Iodice, i sogni che si realizzavano erano quelli di un'attuazione costituzionale che arrivava 30 anni dopo. Sogno? Beh, arrivava. Arrivava quell'attuazione del referendum, delle regioni, e questa nuova classe dirigente partecipava e costruiva. Come ha costruito Enrico? Io propongo alla fine questa parola che mi pare unificante di tutta la sua vita, di questa, come ho detto, avventura, no? La parola aula, perché Enrico ha cominciato con l'impresa scolastica, le aule in cui si insegna, ha frequentato le aule dei tribunali, dove si argomenta, si ragiona e poi si decide. Poi ha frequentato, in parallelo, non poi, inoltre, le aule universitarie, dove si insegna e si ascolta. Non sapevo che Enrico, e grazie Nico, di questa rappresentazione dell'aula in cui Enrico insegnava e di questa richiesta. Mi riassumi quello che è stato detto nella volta scorsa, perché lo faccio anch'io, ma non lo sapevo, quindi l'ho proprio, come dire, tratto, no? Tratto, grazie Enrico. Le aule universitarie e ancora
le aule politiche, il consiglio comunale. E in queste aule si compie quel rito magico che Enrico nel lessico, nella introduzione del lessico di edilizia e urbanistica, rifiutava il rito magico dell'esclusivismo, no? Di edilizia urbanistica ci si occupa solo i giuristi con i giuristi e gli ingegneri nelle loro stanze e i geometri negli altri. No, Enrico era molteplice, una molteplicità visibile, veloce, rapida, esatta, concreta e leggera. Ma non la leggerezza della piuma, il verso di Valéry, di Paul Valéry. Pas de la plume, mais de l'oiseau. Non la leggerezza della piuma, ma la leggerezza del volo dell'uccello. Dunque, nella aula politica, perché è stata l'ultima tappa, quella diciamo proprio di sintesi e di maggior senso, questa sua esperienza politica. Nella politica lui ha rappresentato la sintesi e la lezione che rimane proprio come eredità preziosa di come si fa politica. E a questo proposito due ricordi. 3 maggio 1979, quindi 15 anni circa, quasi 79, 91 quando è diventato, no, 79, 91 rispetto alla sua esperienza politica, in realtà la sua passione politica nasceva e si avvicinava alla concretezza della politica. Per cui il 13 maggio 79 io stavo studiando per il concorso, per gli orali del concorso di funzionario parlamentare che avrei fatto dopo un mese, stavo studiando a casa a Roma, in via del Governo Vecchio, e suona il campanello e vado ad aprire e trovo, forse Anna non te l'ho mai detto, e trovo Enrico pallido come non ho mai visto nessuno nella vita, e balbetta: posso entrare? Mi dai un bicchiere d'acqua? Che cosa era successo? Che il 3 maggio 79 a Piazza Nicosia 13 brigatisti rossi avevano sventagliato una mitragliata ammazzando un maresciallo e un appuntato, e io li ho scritti i nomi. E alla fine li troverò e li reciterò. E Enrico stava per entrare nel comitato regionale della DC, che era Piazza Nicosia, e che era l'oggetto dell'assalto dei brigatisti. E si era buttato sotto una macchina per evitare. Allora ho ricordato due momenti, uno sguardo che mi interroga su questo mio regalo di un libro, che era in realtà il messaggio di una vita, la sintesi di una vita che lui aveva trascorso, già insegnando quelle lezioni che uno dei più brillanti scrittori italiani, più straordinari scrittori italiani, poi proponeva per il secolo successivo.
È questa paura che però immediatamente portava alla riaffermazione della vita, alla riaffermazione dell'impegno, a continuare con quell'entusiasmo. Avevo tanto da dire, però basta così, grazie. Ho trovato i nomi, si tratta del maresciallo Mea e dell'appuntato Oliano. E adesso possiamo andare.